ciao amici di EveryEye, un saluto da Panic e bentornati nella rubrica settimanale riguardante Destiny. Settimana scorsa ci eravamo lasciati con la prima parte della guida alla volta di vetro e più precisamente avevamo appena sconfitto il primo boss della volta. Oggi, come richiesto da molti di voi, andiamo a completare e finire quella che sarà la guida definitiva al raid di Destiny. Ci aspettano qualche sfida divertente e una sfida veramente, veramente impegnativa. Non perdiamo altro tempo e lanciamoci subito all'azione. Molto bene ragazzi, come preannunciato alla fine dello scorso video, la parte che segue sarà un pochettino più divertente e ci permetterà di rilassarci un pochino. Più precisamente ci troveremo di fronte al labirinto delle Gorgoni, ovvero per l'appunto un labirinto dove saranno presenti alcuni mostri dalle fattezze che ricordano appunto delle Gorgoni, che nel momento in cui individueranno anche solo uno di noi, il livello verrà appunto restartato. Questa che segue è la strada esatta per uscire in modo facile, rapido e veloce dal labirinto delle Gorgoni. Dovrete semplicemente seguire passo per passo quello che stiamo facendo io e i miei amici. L'uscita rimarrà un pochettino nascosta, diciamo, dalla via principale. Infatti sarà necessario infilarsi in una cavità di una roccia discretamente difficile da vedere se passate così in modo veloce. Ecco appunto, stiamo vedendo come ci nascondiamo per non farci vedere dalle Gorgoni. In questo labirinto e prima di esso sono presenti anche due casse che daranno ricompense sia a livello di materiale che a livello di equipaggiamento. Non sono riuscito a filmarle nel video, però se proprio avete voglia di vedere dove sono, realizzerò un video ad hoc, ci metterò pochissimo. Ecco qua appunto l'uscita, come vi anticipavo, dal labirinto, e quello che segue sarà un'altra parte molto molto divertente. La parte che segue al labirinto è questo mini gioco che ci vedrà protagonisti di alcuni salti tra varie piattaforme che si genereranno in ordine sempre uguale e che ci potranno permettere di saltare dall'altra parte della costruzione. Come vedete, lo scopo è quello di andare a lanciarsi sulla sporgenza opposta per poi continuare il nostro cammino. Io qua muoio diverse volte, adesso dovrei riuscire a farvi vedere quello che è il procedimento esatto. Ci sono diversi modi di affrontare la situazione. Potete semplicemente seguire l'ordine di respawn delle piattaforme, oppure cercare, come farò io, di saltare su una, sull'altra e poi lanciarsi direttamente dalla parte opposta. Questo è un metodo più veloce che però vi metterà a rischio di morte, ovviamente più facile, questo perché se semplicemente mancate un appoggio precipitate inesorabilmente come dei polli. Quindi anche qui libera scelta. Quella che vi faccio vedere io è il metodo che ho usato io, che semplicemente è più immediato e meno noioso di stare ad aspettare che rispondino tutte. Mi sembra che salterò su due o tre piattaforme per poi lanciarmi direttamente dalla parte apposta, se riesco a farcela, perché ci ho messo un bel po' di tempo. Una volta arrivati dalla parte opposta, sì, ce l'ho fatta, vedrete, ecco qua, dovremmo percorrere tutto il bordo di questo muro, evitare questa parte sporgente per non scivolare giù, saltando ovviamente, poi rientrando, facendo dentro fuori, ecco, in questa maniera qui, e ci troveremo semplicemente all'ingresso dell'ultimo stage della volta di vetro, ovvero il boss. Ci vediamo tra poco. Completate queste due simpatiche ambientazioni, è ora di tornare a fare sul serio ragazzi. Sì, perché finalmente siamo arrivati al termine del raid. Tra pochi secondi andremo ad affrontare Atheon, il boss della volta di vetro. Armiamoci di tanta pazienza e skill ragazzi, perché sarà una sfida veramente ardua. Forza e coraggio, andiamo. La prima cosa da fare in assoluto per poter dare inizio al boss vero e proprio sarà quello di ammazzare quel guardiaporta al quale adesso mi vedrete sparare. Ci impiegherà pochissimo ad andare giù, non è nulla di impegnativo, è solamente una sorta di sbarramento per poter iniziare ad affrontare il boss vero e proprio. Come vedete, l'ambientazione è composta da due portali, uno sulla destra e uno sulla sinistra, e quella grande appunto volta di vetro centrale di fronte a noi, dalla quale poi uscirà il boss. Questo qua è il guardiano che vi dicevo a cui bisogna sparare, se si fa vedere dietro questa roccia, eccolo qua, il custode. Una volta ucciso il custode potremo finalmente iniziare ad approcciarci al boss. Allora, lo scontro con il boss sarà diviso sostanzialmente in due parti. La prima parte sarà composta da un'entra ed esci dai portali. Mi spiego meglio.
dovremmo a turno entrare in squadre da 3, quindi 3 e 3, 3 dentro 3 fuori, in dei portali presenti nello stage, quelli che vi dicevo prima, uno a destra e uno a sinistra. Il nostro scopo sarà quello di entrare appunto all'interno di ciascun singolo portale e di recuperare un manufatto che c'è all'interno, più precisamente il solito scudo. Una volta che entreremo nel primo portale e prenderemo il primo scudo e riusciremo ad uscire dal portale, al centro dello stage principale, quindi questo qui dove sto sparando in questo momento, e non all'interno dei portali, si formerà una colonna, la classica colonna dove i Vex andranno a sacrificarsi. Sarà importantissimo cercare di non far sacrificare alcun Vex su di essa. Questo perché se si sacrificheranno troppi Vex, ovviamente moriremo tutti e dovremo ripetere tutto da capo. La parte più difficile sarà appunto questa, ovvero cercare di non far sacrificare i Vex, perché mentre noi siamo fuori, quindi la squadra che è fuori cerca di non far sacrificare i Vex, la squadra che è dentro l'altro portale nel quale dovremmo entrare, per l'appunto come dicevo sono due, questa è intanto la colonna di cui vi parlavo, dovrà recuperare il secondo manufatto e riuscire ad uscire dal portale. Per recuperare i manufatti all'interno dei portali sarà sufficiente uccidere l'idra che ci troveremo all'interno. Non sarà molto difficile da uccidere, ci vorrà come al solito un piccolo di coordinazione e collaborazione. Qua, come state vedendo, abbiamo appena recuperato il primo manufatto, stiamo mettendo in ordine la situazione per poi lanciarci alla conquista del secondo scudo all'interno del secondo portale. Una volta completata appunto questa mini sfida di raccogliere due manufatti, dovremmo uscire dai portali, quindi avremo due giocatori in possesso degli scudi e la colonna al centro scomparirà, dando inizio finalmente allo scontro vero e proprio finale con il boss. Quali sono i consigli per affrontare questa piccola sfida dei portali? Prima cosa, dividetevi in due squadre, come vi dicevo prima, tre stanno fuori e tre vanno dentro. Quelli fuori dovranno semplicemente occuparsi di tenere i portali aperti sostando sulle placche sincroniche classiche che abbiamo incontrato nel primo stage del raid, quello all'inizio, non so se ve lo ricordate. Gli altri dentro dovranno per l'appunto uccidere l'idra all'interno del portale, recuperare il manufatto ed uscire. Importantissimo quello che sto facendo io in questo momento, ovvero una volta che si genera la prima colonna al centro dello stage, di fronte a noi spawneranno, come vedete, dei minotauri, che sono i nemici più insidiosi che affronteremo in questa sezione di gameplay. Dovremmo appunto ucciderli, trovare il modo giusto per ucciderli in pochi colpi, come sto facendo io, che gli levo lo scudo col cecchino e poi li tiro giù col fucile di ricognizione, per far sì che essi non si sacrificano sulla colonna, come sta facendo questo minotauro in questo preciso istante. Vedete, io lo ammazzo all'ultimo, perché sapete che c'è qualche secondo di bonus prima che si sacrificano, quindi questo sarà uno dei ruoli più importanti. Una volta che, come vi dicevo, saremmo entrati in possesso di tutti e due i manufatti, la colonna scomparirà. Altra cosa importantissima: una volta che il vostro compagno sarà uscito dal primo portale e sarà in possesso dello scudo, lui stesso dovrà entrare nel secondo portale. Questo perché ovviamente darà una mano ai giocatori che ci sono all'interno e li potrà purificare dal marchio. Che cos'è il marchio? È quel classico effetto che abbiamo subito nello stage prima, quello del templare, dove ci si oscura tutta la vista se non veniamo purificati. Ecco, stando all'interno dei portali, piano piano si viene marchiati, quindi ci si azzera la vista. Quello che avrà lo scudo e sarà all'interno dei portali sarà fondamentale, perché avrà il compito di purificare e quindi schiarire la vista a tutti i giocatori al suo interno. Una volta completata questa parte, possiamo finalmente passare al boss finale. Rimbocchiamoci le maniche. Eccoci qui, ragazzi, Atheon, il cattivone della volta. Allora, cercherò di essere il più chiaro, il più schematico possibile. Dovremmo, come al solito, dividerci in due squadre. Tre stanno dentro e tre stanno fuori. Dentro e fuori da che cosa? Dai portali. Perché? Perché Atheon, una volta ogni tot di secondi, trasporterà tre giocatori all'interno di un portale casuale. Potrà essere uno o quello di sinistra o quello di destra. Chi trasporterà dentro? Trasporterà dentro i tre giocatori più lontani da esso. Infatti, come vedete, io e questi miei due compagni stiamo in fondo mappa per farci teletrasportare dentro. Una volta teletrasportati dentro al portale, dovete fare quello che stiamo facendo noi in questo preciso istante. Uno raccoglie lo scudo, gli altri due tirano una granata in mezzo dove sono presenti i nemici. Una volta tirata la granata, quello con lo scudo si occupa di uccidere tutti i nemici. Gli altri due distruggono gli oracoli, che spawneranno nelle solite posizioni ogni volta che verrete trasportati dentro al portale.
Altra cosa importantissima, dovete comunicare ai vostri compagni in quale portale siete stati trasportati. Questo qui è il portale di destra, infatti ha l'ambientazione di Venere. Il portale di sinistra sarà quello che avrà l'ambientazione sabbiosa di Marte. Una volta distrutti i nemici, oppure potete semplicemente più scappare da essi, si creerà un buff, vedete, a sinistra, vendetta del tempo, 25 secondi. Dovrete istantaneamente uscire dal portale, farvi purificare dal vostro compagno che possiede lo scudo, dal marchio che vi oscura la vista, e iniziare a sparare tutti insieme contemporaneamente al boss. Perché? Perché in questi secondi, 25 secondi, il boss subirà molti molti danni in più. Infatti vedete che si fanno veramente dei danni critici pazzeschi. Mentre si spara al boss, i tre ragazzi iniziali che si erano fatti teletrasportare all'interno del portale dovranno correre subito all'indietro per essere ancora una volta loro ad essere trasportati all'interno del portale. Qua vedete appunto l'ambientazione di Marte, ovvero il portale di sinistra. Stesso procedimento, granata granata, quello con lo scudo uccide i nemici, si occupa di purificarvi quando vi si annebbia la vista, e voi intanto distruggete tutti gli oracoli fino a far ricreare di nuovo il buff di 25 secondi, ovvero vendetta del tempo, dove Atheon subirà molti 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 più danni. Gli oracoli dovrebbero essere all'incirca 7, quelli all'interno dei portali, se ben mi ricordo. Il passaggio è sempre il solito: quelli fuori ovviamente si dovranno occupare di aprire il portale che voi comunicate, quindi se entrate nel portale di sinistra e dite ragazzi siamo a sinistra, i vostri compagni dovranno aprire il portale di sinistra, cosa che in questo momento non stanno facendo, e come vedete stiamo sprecando molto molto tempo per fare danno al boss. Riusciamo ad uscire e di nuovo tutti insieme ci concentriamo sul boss e piano piano andiamo a fondo mappa. Altro compito fondamentale della squadra di tre giocatori che si trova all'esterno dei portali, quindi nello stage del boss, dovranno per forza di cose uccidere le arpie. Vedete quello che sta succedendo a me adesso, perché abbiamo un attimo sbagliato a coordinarci nell'andare dietro avanti e io rimango fuori. Molto semplice, bisogna uccidere le arpie, o meglio le supplicanti, queste che vedete in questo momento. Perché? Perché se correranno addosso a voi, addosso a tutti i giocatori, per autodistruggersi, e nel momento in cui sarete troppo vicini ad esse morirete inesorabilmente. Quindi quelli fuori avranno l'unico compito di uccidere le arpie, di fare pulizia un pochettino dell'ambiente, e una volta usciti i compagni dai portali concentrarsi tutti insieme ancora una volta sul boss. Dopo circa 7-8 ripetizioni di questo procedimento e una buona coordinazione, Atheon morirà, cadrà ai vostri piedi e avrete finalmente completato la volta di vetro. Siamo finalmente giunti al termine di questa volta di vetro, ragazzi. Come vi avevo preannunciato all'inizio, probabilmente è stato più facile a farsi che a dirsi. Sono sicuro che dopo un po' di pratica avrete sviluppato anche voi la giusta tecnica per riuscire a completare questo raid in una maniera piuttosto semplice. Grazie per aver seguito questo video diviso in due parti, questo e quello della settimana scorsa. Se non l'avete visto, andatevelo a vedere. Spero con tutto il cuore che questa guida vi sia stata utile. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale di Every Night Network, e se avete voglia di passare anche dal mio canale personale, i Panic Studios, e se vi va iscrivetevi, troverete il link qua sotto in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima puntata della rubrica settimanale riguardante Destiny. Ciao ragazzi! We'll be right back.